Abbiamo esplorato solo il 5% dell'oceano finora. Questa informazione da sola dovrebbe essere sufficiente a spaventare le persone all'idea di perdersi in mare. Dall'altra parte ci sono i deserti, un altro luogo in cui è difficile sopravvivere. Sorprendentemente però muoiono più persone per annegamento che per disidratazione nel deserto. Ma cosa è peggio? Essere intrappolati in mare senza cibo o perdersi in un deserto? Essere persi in mare è più difficile per una serie di motivi. Non c'è modo di nascondersi dal sole di giorno, le temperature sono gelide di notte e la maggior parte del tempo c'è vento forte. Sei alla mercé del mare e in alcuni punti potresti avere a che fare con onde oceaniche di 12 metri. In luoghi come l'Atlantico settentrionale, restare a galla in acqua è una lotta che dura meno di un minuto. In mari tempestosi, controllare l'imbarcazione è una sfida. Capovolgersi o andare alla deriva sono rischi reali. Le probabilità che una nave di passaggio ti avvisti e ti soccorra sono piuttosto scarse, a meno che tu non stia galleggiando lungo una rotta marittima trafficata. Potresti pensare di riuscire a pescare, ma l'oceano in molti punti può essere profondo tra i 5 e gli 8 chilometri e gli abitanti marini tendono a nuotare ben al di sotto della superficie. Per catturarli avresti bisogno di attrezzatura speciale e se anche riuscissi a prendere qualcosa non avresti niente per cuocerlo. Sopravvivere oltre un anno alla deriva in mare potrebbe sembrare inverosimile, ma gli esperti dicono che è possibile, e con un po' di fortuna. Un pescatore è la prova vivente di questa storia. Fu salvato dopo oltre un anno in mare. José Alvarenga dichiarò di essere partito dal Messico nel 2012 e di essere in qualche modo finito a 8.000 km di distanza, alle isole Marshall. Quando fu trovato, il suo volto era coperto da una folta barba. Era sopravvissuto catturando pesci, uccelli e tartarughe a mani nude. In acque tropicali, avere acqua dolce e rimanere a galla su una barca o zattera, avere riparo dal sole, del cibo e un dispositivo per segnalare la propria presenza sono essenziali. Avere una barca lunga 7 metri e un telone giocò un ruolo importante nella sopravvivenza di Alvarenga. In genere, l'essere umano può resistere senza cibo per 5-6 settimane. Catturare uccelli e pesci a mano è complicato, ma potrebbe funzionare. Le tartarughe più piccole possono essere catturate e lanciate nella barca, fornendo carne fresca e prevenendo lo scorbuto. In acque aperte la maggior parte delle tartarughe, uccelli e pesci sono sicuri da mangiare crudi. Le tossine nei pesci sono relativamente rare, anche l'acqua è vitale. La pioggia e il sangue di uccelli e tartarughe, così come la loro carne, che ha un alto contenuto d'acqua, potrebbero aiutare. In ambienti tropicali i principali pericoli sono il calore, la luce solare e la disidratazione, problemi cutanei e attacchi di animali. Alvarenga sembrava confuso perché l'esposizione al sole, la disidratazione e le carenze di vitamine possono influenzare lo stato mentale. Per quanto riguarda il deserto, sembra più facile sopravvivere lì. Ci sono piante, lucertole e serpenti da mangiare. Puoi stare all'ombra durante il giorno e muoverti quando fa più fresco, la sera e la mattina presto. Tendiamo a pensare al deserto come a una calda e secca distesa di sabbia, ma può far freddo di notte. Quindi preparati ad accendere un fuoco, ti manterrà al caldo e sarà più facile per i soccorritori vederti se ti sei perso. Foglie e arbusti secchi sono ottimi per accenderlo. Lo stesso vale per gli escrementi secchi di animali. La chiave per sopravvivere nel deserto è conservare l'acqua. Concentrati nel mantenere una temperatura corporea normale e proteggere la tua pelle dal sole. Trova riparo all'ombra. Evita di aggirarti sotto il sole e non bere acqua di cactus, potrebbe farti più male che bene. Il liquido al loro interno è tossico. Anche se la stanchezza ti invoglia a sdraiarti, evita. Il terreno può essere 30 gradi più caldo rispetto all'aria. Se hai l'auto con te, togli i sedili e mettili a terra all'ombra. Cerca di capire cosa può servire da seduta decente. Cerca di mantenere almeno mezzo metro tra te e il suolo. Svestirti potrebbe sembrare una buona idea quando il sole è cocente, ma è rischioso. Esporre la tua pelle al sole ti causerà scottature e accelererà la disidratazione. Copri il più possibile il tuo corpo e stai lontano dalla luce solare diretta. Uno dei principali pericoli nel deserto sono le piene improvvise. Fossati, arroyos e canyon possono riempirsi d'acqua rapidamente, cogliendoti alla sprovvista. Ricorda, muoiono più persone per annegamento che per disidratazione nel deserto. Mantieniti su terreni elevati ed evita aree che potrebbero trasformarsi in trappole durante un'acquazzone.
Nel nord dell'Africa puoi partecipare alla Marathon del Sable. È una corsa estenuante che è circa 6 volte più lunga di una normale maratona e tutto ciò avviene nel cuore del deserto. Mauro, un poliziotto italiano, decise di partecipare alla gara nel 1994. Una tempesta di sabbia si abbatté lungo un punto preciso del percorso, disorientando Mauro. Perdendo il senso dell'orientamento, corse nella direzione sbagliata. Coprì diverse decine di chilometri prima di rendersi conto della gravità della situazione. Alla fine cercò rifugio in un santuario abbandonato, nel bel mezzo del nulla. Raccolse le forze per un'ultima corsa attraverso il deserto, sperando di trovare aiuto. Dopo aver vagato per un'intera settimana, finì in un'oasi con una piccola pozzanghera d'acqua. Ma la sua gola e la sua bocca erano così gonfie per la disidratazione che non riusciva a ingoiarne molta. Stava semplicemente disteso lì accanto alla pozzanghera, bevendo piccoli sorsi durante la giornata. La mattina successiva riuscì a riempire un contenitore d'acqua e riprese a camminare. In seguito notò delle impronte fresche di capra e questo attirò la sua attenzione. Lungo il sentiero ne trovò di umane. Erano di una giovane ragazza che si prendeva cura delle capre. Quando Mauro le corse incontro chiedendo disperatamente aiuto, all'inizio la spaventò, poi fu soccorso. E ora parliamo di come sopravvivere su un'isola deserta. Lì hai più possibilità che in oceano nel deserto. Puoi aumentare la tua fortuna seguendo questi passaggi. Cerca fonti di acqua dolce come ruscelli, cascate o pioggia. Se il posto è secco, crea un alambicco solare scavando un buco, posizionandovi un contenitore all'interno e coprendolo con plastica. Raccogli l'acqua piovana e falla bollire prima di berla. Evita l'acqua salata dell'oceano. Il passo successivo è procurarsi del cibo. Cerca solo frutti familiari come le noci di cocco e le banane ed evita le bacche sconosciute. Anche le alghe fanno bene. È possibile prevenire lo scorbuto masticando agrumi freschi come limoni e arance. Puoi ottenere proteine da pesce, molluschi e piccoli animali. Affila bastoni per cacciare pesce o uccelli. Fai attenzione con la selvaggina più grande e opta per insetti più lenti se necessario. Cucina accuratamente i molluschi. Prima di mangiare frutti non familiari, sfregali su pelle e labbra per verificare eventuali reazioni avverse. Evita i frutti con odore di pesca o mandorla perché potrebbero essere velenosi. Non sprecare nulla, anche se hai qualcosa in più. Conserva il cibo e l'acqua in eccesso. Nelson Nedi è sopravvissuto 5 giorni su un'isola deserta vicino a Rio de Janeiro. È stato sorpreso da un'onda mentre si godeva il panorama dagli scogli vicino alla spiaggia di Grumari ed è finito sull'isola Palmas. Questo giardiniere 51enne ha trovato una grotta in cui dormire la prima notte e il giorno successivo si è imbattuto in una tenda e una coperta lasciate dai pescatori. Man mano che passavano i giorni, il signor Nedi divenne sempre più disperato e iniziò a bere acqua di mare. Infine, un sabato, alcune persone in moto d'acqua lo videro sventolare la sua maglia e chiamarono le autorità. Arrivò un elicottero a soccorrerlo e così fu salvato.